Non vuoi? Non ti va niente? Questo bar, ora prendiamo caffè. I nostri dolcetti questi, c'è poca scelta ma va bene così. Io con Marisa prendiamo caffè. Che prendi Marisa? Niente, acqua. Sei sicura? Io su caffè. Magari orzo con latte di soia. Provi, vuoi assaggiare? No. Allora niente. Ho comprato da noi il piovuto, finestra tutta sporca, sporchissima. Io faccio, ho comprato, che cos'è? Prugni, ho comprato chilometri zero, amici, questi qua, buonissimi, questi miei preferiti, si chiamano coscia di Monaca, da noi si chiama in Toscana così di posto. Zucchini questi straordinari, questi proprio zucchini colti stanotte, perché chilometro zero qui vicino negozio. Cipolla 3 euro costa un chilo, questa qua di Tropea, sempre con insalata, un po' di pomodori, ma soprattutto io ho comprato questi 6 kg di questi belli prugni che voglio fare marmellata. Ora voglio lavare. Guardate, guardate voi, guardate che meraviglia. Ma come buoni questa grossa, questa bella grossa. Ma come belli, ma come grossi, ma soprattutto anche mangiare. Una volta mi è capitato leggere che questi prugni, soprattutto questa qualità, è migliori per fare la marmellata, perché molto profumati e molto buoni anche da mangiare, da frigorifero è proprio una cosa pazzesca. E ora già pentola questa qua, già preparato questa pentola, nel pentola do pochino zucchero, poco zucchero, e faccio bollire 2-3 volte piano piano perché quando ha detto una volta ha detto, e questo è vero, quando uno mangia, una volta mangiato marmellata di casa, dopo da noi marmellata mangiamo poco, solo a colazione, e lui sì, io poco, quasi niente, però ci vuole marmellata. Poi anche voglio congelare ancora, voglio provare a congelare così un chilo, 5 kg voglio congelare e mettere. Questi io ho pagato 2 euro al chilo, da noi costano, sì, è così. Ora pulito nocciole, levato tutti i nocciole, un po' di zucchero do, qui c'è 2 kg di prugni, un po' di zucchero ma non metto subito a bollire, e lascio pochino che viene succo di frutta, viene un po' di succo, lascio, no, non do tutto perché io sempre qui mezzo chilo basta. Più o meno così, e lascio per 3-4 ore, ma prima, dopo la cena, faccio bollire 20 minuti, così tutti i giorni, anche domani 20 minuti, poi 20 minuti. Questi belli puliti lascio per a tavolo che si mangia, belli pronti da mangiare, e questi qui c'è ancora, non so, forse 3 kg, domani farò qualcosa perché sono stanca molto, mi serve un po' di riposo, e questi proprio lascio così. Così, ecco, così sarà marmellata straordinaria. Sono qui in cucina e sto preparando la marmellatina per 2 giorni senza sterilizzare, con questi prugni miei preferiti, questi qua proprio voglio tagliare anche a metà così e mettere nel congelatore, voglio fare prova perché, ecco, voglio fare vedere, ecco, marmellata, guardate che bella. Bolli piano piano, zucchero dato all'occhio, mezzo bicchiere, c'è un pentola da 2 litri, 1,5 litri, pentolina così, e dato i bolli piano piano, ora spengo perché devo uscire, e stasera ancora farò bollire, e poi metto nel, tipo così, barattoline così, vedete questo da fagioli, metto così, metto in frigo. E questi, come ha detto, voglio tagliare così, levare nocciolo e mettere nel congelatore,
per fare dolce inverno, perché ho già provato con ciliegie e con ciliegie, diciamo, conviene, si dà meno zucchero e con frutta è migliore dolce che può essere. Vi saluto, cari miei amici. Questi pruni, coscia di Monaco, è levato in nocciolo e ora metto in due sacchetti belli in congelatore per fare dolce. Dopo non uso zucchero, forse un cucchiaio di zucchero uso soltanto per impasto e sarà tutto naturale. Do parecchi questi e mi piace così per inverno.